1, 2, 3, 4. All radio. Cereal. Eccoci qua, bentornati a tutti amici metallari non, e bentornati a questa nuova puntata di Radio Serial Killer. Puntata che ho deciso di dedicare completamente al Back to the Future Day, perché oggi si festeggia il Back to the Future Day, quindi a ritorno al futuro. Oggi si festeggia in particolare l'uscita del... non è vero, oggi no. Il 19 ottobre è uscito al cinema è uscito il primo film della trilogia. Esattamente il 19 ottobre del 1985, quindi festeggia 30 anni questo film. E inoltre si festeggia il ritorno di Marty McFly nel futuro, ovvero nel secondo film della trilogia. Marty e Doc ritornano nel futuro, e più precisamente tornano nel 21 ottobre 2015, quindi oggi in teoria Marty McFly torna tra noi. Quindi cosa ho deciso di fare per questa puntata? Siccome è una delle mie trilogie preferite questa qua, ero curioso, perché mi ricordo bene che una delle scene iniziali del film ci fa vedere un Marty McFly super chitarrista. Mi ricordo benissimo la scena in cui lui nella palestra della scuola, credo, si stava preparando per l'audizione alla battaglia delle band, e parte con questo super riff alla Van Halen che mi è piaciuto molto. Cioè, ho capito subito il personaggio. Loro l'hanno vestito un po' da Paninaro, però secondo me lì sotto sotto c'è anche un po' di metal nel ragazzo. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di capire cosa il nostro Martin avrebbe potuto ascoltare in quegli anni, soprattutto nel 1985, anno in cui ho scoperto essere usciti grandissimi album, proprio pietre miliari per quanto riguarda metal e anche hard rock. Hard rock che ha visto uscite come ad esempio The Last Command degli Wasp, o anche uno dei miei gruppi preferiti esce con un album eccezionale che si chiama Come Out and Play. Quindi ho deciso di farvi ascoltare uno dei brani di questo album, e più precisamente il primo estratto, intitolato per l'appunto Come Out and Play. A voi i Twisted Sister con Come Out and Play. Come inside our world and oyster round the pearl you'll all
Fantastico questo pezzo, mi piace tantissimo, loro sono fantastici. Twisted Sister sono uno dei miei gruppi preferiti. Mi immagino il giovane Marty che va in giro con le sue cuffiettine di merda degli anni 80 che si sentono di merda e va in giro con questo disco da paura. Fantastico, fantastico, quelle cuffiette ce l'ho ancora io. Benissimo, andiamo avanti. In quegli anni quindi Marty aveva la possibilità di ascoltare un sacco di album eccezionali, soprattutto tanta roba trash, perché come ben sappiamo tutti, quegli anni sono gli anni in cui il trash è venuto fuori, dove ha spopolato di più, dove tantissimi gruppi sono usciti. In quell'anno, infatti nel 1985, sono usciti album epici come Bonded by Blood degli Exodus, Hellawaited degli Slayer, ma soprattutto escono con loro primo album i Megadeth. I Megadeth, dopo l'uscita da... meglio l'uscita, dopo la cacciata da parte di dei Metallica, di Dave Mustaine dal gruppo, lui cosa decide? Decide di mettere su un gruppo tutto suo, Megadeth appunto, e di uscire con un grande album, l'album intitolato Killing is My Business and Business is Good. Esce con questo album fantastico, era il 1985 per l'appunto, più precisamente il 12 giugno, e ho deciso di farvi ascoltare di questo album, vediamo un po', The School Beneath the Skin. A voi i Megadeth. We'll be right back.
Minchia, ragazzi, se erano grezzi questi qua, oh. E questi erano appunto i Megadeth con il loro primo album, Killing is my business and business is good, uscito appunto nel 1985. Dobbiamo dire che Marty era molto fortunato, che in quell'anno veramente è uscito qualsiasi cosa, e non qualcosa di merda, veramente della roba eccezionale. Bene, andiamo avanti. Cosa ho pensato io allora a questo punto? Ho detto, ma in Italia invece, nel 1985, com'era la situazione metal? Ho pensato a un ipotetico Martino... come lo traduco, Mac? Martino del Volo. Il nostro Martino del Volo nel 1985 andava al cinema. Andava al cinema a guardarsi Ritorno al Futuro. E che cosa poteva ascoltare sulla sua Uno Trend o Pandino del Cazzo mentre andava al cinema? E i gruppi che c'erano in Italia erano molto molto buoni, devo dire la verità. Io li conosco e sono andato a cercarmene anche altri, e si fanno nomi come Scanner, come Vanexa, come Strana Officina, uno dei miei gruppi preferiti, e soprattutto i Vanadium. Vanadium che hanno fatto un po' la storia del metal italiano di quegli anni. E ho deciso di farvi ascoltare una canzone dei Vanadium. Se molti di voi non lo sanno, i Pino Scotti.